Salve. Salve, salvissimo. Buongiorno. Apple ha appena annunciato l'evento. Io sono molto contento perché anche oggi abbiamo un video che esce alle 20, ma esce comunque un video shock. E parliamo velocemente, 5 minuti, di tutto quello che dovremo vedere all'evento Apple che è stato appena confermato del 12 settembre, chiamato Wanderlust, che sa significare... cercato su Twitter, anzi X, voglia di meraviglia. Il logo richiama i 4 colori che ormai confermati di iPhone Pro o Ultra: silver, nero, titanio e blu. E bella locandina, mi piace, ma non è la cosa più importante, penso. Quindi di iPhone ne abbiamo già parlato nello scorso video, quindi vai a recuperare lo scorso video, che ora grazie a questo evento avrà un boost di visualizzazioni. Vediamo cos'altro vedremo oltre gli iPhone. Gli iPhone, ricordo, sono iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra, più iPhone 14, iPhone 14 Plus, che verranno un po' meno e avranno integrata la USB-C. Se volete sapere il problema di questa cosa, andatevi a vedere lo scorso video, sempre quello sugli iPhone. Poi giuro non faccio più tech fino al 12, mi sto già facendo troppi video tech. Apple Watch. Arriva Apple Watch serie 9, l'anno prossimo arriva al serie 10, e come per tradizione di Apple, quest'anno, prima del grande Apple Watch, decimo anno di Apple Watch, non grandi cose. Non che l'anno scorso ce ne siano state, serie 8 è stato un buon aggiornamento minore, ma anche quest'anno non aspettiamoci grandi cose. Come giusto che sia. Io resterò, penso, ancora con un anno col mio SE, che comincia a avere qualche graffiettino, ma massimo prenderò, un serie 8 l'anno prossimo, un serie 6, non lo so. Comunque per ora va bene, c'ha solo qualche graffiettino, qualche problema di batteria, ma per il resto è perfetto ancora il mio. Apple Watch SE lo rivedremo l'anno prossimo, perché esce ogni 2 anni. Mentre Apple Watch Ultra, che anche lui arriverà con un nuovo processore, anche lui con un S9, penso, deduco, e nuovi colori. Quindi se avete un Apple Watch che vi funziona, aspettate l'anno prossimo. Non ha senso prendere Apple Watch quest'anno, o prendetene un serie 7 magari, o un serie 8 al massimo. Non ha senso prendere un nuovo Apple Watch quest'anno. No, massimo un SE, l'SE di seconda generazione è buonissimo. Però io andrei comunque su un serie 7, che vi viene più o meno lo stesso su Amazon, perché almeno avete l'Always On Display ed uno schermo più grande che non fa mai male. Passiamo poi alla parte interessante dell'evento, più degli iPhone secondo me, ovvero gli iPad. Abbiamo iPad 11, che sarà il successore di quello schifo di iPad 10, che viene a 550 euro sul sito di Apple. Bene, come lo rende migliore? Aggiunge una Thunderbolt e supporto a lei, Apple Pencil 2. La sto usando da ormai un mese su questo iPad ed è il prodotto, è una cosa fantastica questa penna. E non ha senso che quell'iPad, pur avendo i bordi, pur avendo la USB-C, abbia l'Apple Pencil di prima generazione. Quindi Apple, ti prego, iPad 11, il prezzo puoi anche alzarlo di 50 euro, mettici un nuovo processore, secondo me, e non solo secondo me, arriva un M1, così allo studente gli dai il senso per comprare quel maledettissimo iPad, gli dai un M1 così può avere, oh guarda, le finestre, che bellezza. Quindi sì, ha perfettamente senso dargli un M1, un M2 no, perché comunque sull'iPad Air c'è ancora l'M1. In quel punto io mi aspetto entro inizio anno prossimo un iPad Air con l'M2 e i 120 Hz. Allora lì l'iPad Air diventa il prodotto da comprare, e iPad Pro 11 è finito. Ma e perché ancora io consiglio iPad 11, iPad Pro da 11 pollici? Ebbene sì, perché ha gli 120 Hz rispetto all'iPad Air. Il punto è che se mi metti, perché consiglio l'iPad Air rispetto all'iPad 10? Perché ha M1 e Apple Pencil 2. È un cane che si morde la coda, però iPad 10 fa davvero schifo. E con Apple Pencil 2, la Thunderbolt e l'M1 giustifica il suo prezzo. Quindi Apple, ti devi tirare fuori da questa cosa. Così l'iPad per gli studenti diventa davvero un ottimo iPad con queste cose. Assieme dovrebbe arrivare anche iPad, il nuovo iPad mini. Cosa mi aspetto io dal nuovo iPad mini? Tutto, l'iPad mini è già perfetto. Non c'è tanto da aspettarsi. La Thunderbolt, se non c'è ancora, magari mettiamola, non lo so. Penso di no. Mettiamo un A17 o un M2. E a quel punto aggiorniamo anche l'iPad Air se mettiamo un M2. Così facciamo iPad mini e iPad Air, che sono un unico prodotto. Sarebbe perfetto. Se facessero uscire anche l'iPad Air a questo evento,
entrambi con M2, l'iPad Air magari con i 120Hz, non lo so, ma sarebbe, se mi rinnovi tutta la lineup iPad, tranne gli iPad Pro, è l'evento perfetto. Sono iPad mini, un bel A17, il punto è che poi continui a differenziarlo ancora dall'iPad Air, e quindi devi aspettare per far uscire altri due anni per far uscire insieme iPad Air e iPad mini con le stesse funzioni. Però iPad Air diventa vecchio di quasi 4 anni. E non è proprio il massimo. Quindi risolvi tutto e mi fai un bel tutto con un nuovo iPad Air da due dimensioni. 8.3 che è l'attuale iPad mini e l'altra che mi sembra sia 10.5 che è l'iPad, no, 10.7 che è l'iPad Air. Le chiami tutte e due iPad Air. Perfetto. M2. O ancora M1, ma M2. 120Hz. Lascio qualche piccola differenza con l'M2 dell'iPad Pro. Così l'iPad Pro 11 c'è ancora qualche fava che lo compra, se qualcuno interessasse. Perfetto. E l'iPad 10, anzi 11, diventa l'iPad per gli studenti. E magari abbassi anche il prezzo dell'iPad 10, che può prendere un pochino di senso, continuando ad avere comunque Apple Pencil di prima generazione. Quanto mi fa arrabbiare questa cosa. Ah, abbiamo finito con i prodotti. Pensate che fortuna. No, Apple, ti prego, la lineup iPad sistema. Me lo so che ho fatto un pippone assurdo che pochi capiranno, ma mi serve. Annunceranno ovviamente la data dei nuovi software, ovvero iOS 17, iPadOS 17. iPadOS 17, ragazzi, è un grandissimo problema di autonomia su questo iPad. Cioè, io mi sono messo a guardare The Bear alle ore 15:30, a luminosità media, avevo il 70%. Ho praticamente scritto questo video in 10 minuti, ho guardato per tutto il resto del tempo The Bear, sono le 18:45, c'è il 9%, ragazzi. Questo iPad, questo software ha un grandissimo problema di autonomia, e questo iPad 12 Pro da 12.9 pollici con M2 comprato lo scorso mese. Poi abbiamo tvOS, ok, watchOS, sono molto in hype di metterlo qua sopra. Non vedo l'ora, sono il primo anno in cui sono eccitato per watchOS, più che per iOS, che è il primo anno invece che non metto iOS beta sull'iPhone. Penso li annunceranno per la settimana dopo, quindi per il 19. Tra l'altro in quei giorni ci saranno un po' di roba anche interessante su questo canale. E annuncio, penso, la data del Apple Vision Pro. Se no, sarebbe la svolta. Se Apple non mettesse l'iPad mini in questo evento e facesse un altro evento ottobre-novembre con iPad Air, iPad mini, che diventerebbe iPad Air, come vabbè, ho appena finito di dire, e MacBook Air, roba nuova per la parte Mac, e annuncio del Vision Pro. Un eventino così, non so cosa mi aggiungi. Ah, tra l'altro mi stavo scordando, scusate, AirPods Pro con la USB-C anche a questo evento. Scusatemi, ne ero totalmente scordato. E a questo evento a novembre invece mi ci metti le AirPods Max di nuova generazione, magari con la USB-C. A quel punto la fai anche verso fine novembre. L'anno scorso uscivano l'8 di dicembre e nel 2020 l'8 di dicembre le AirPods Max. E Apple quest'anno chiuderebbe l'anno con una bella lineup, un po' tanto costosa, perché è colpa dell'Italia, dei prezzi europei in generale. Però in America chiuderebbe con una bella lineup. Domani c'è un video